E in questo caso non è una posizione no-vax in generale, assolutamente no, ma è un focus proprio su un vaccino particolare, quello contro il papilloma virus, che ancora non è obbligatorio, ma viene fornito in maniera gratuita alle ragazzine e si sta ventilando anche l'ipotesi di estenderlo anche al genere maschile, quindi ai ragazzini. Che cos'è la vasculite centrale periferica, che cos'è la barriera ematoencefalica e che cos'è il mimetismo molecolare. Suggerisco ai soloni della medicina di andarsi a studiare e vedere che cos'è il mimetismo E a noi molecolare. lo può spiegare? Sì, lo spiegherò durante questa trasmissione, adesso io sto in sintesi perché poi quando leggo spiegherò. Io ho fatto due tipi di interventi, uno scientifico da far capire al mondo di cui io faccio parte e poi da far capire all'opinione pubblica. Io non dirò i paroloni, però devo dire certe cose per far capire ai colleghi come avvengono i danni da vaccino. E durante l'intervento spiegherò come, quando e perché avviene il mimetismo molecolare, perché loro si basano alle tecniche di 100 anni fa. Il mimetismo molecolare vuol dire che somiglia, mimetismo. In pratica la vasculite, che cos'è? Anticipo qualcosa, No, certo, è siamo già nel. infiammazione del cervello, la quale può essere focale o generale e in base a dove va a colpire si hanno i danni, a seconda che colpisce quella parte del cervello. La barriera ematoencefalica, che cos'è? In pratica i vasi sono quasi microscopici, invisibili, sono formati da cellule epiteliali. Che significa questo? Sono come dei bastoni, dei pilastri che non fanno passare le cellule che non sono amiche. Difatti, la chemioterapia non viene fatta nel cervello perché le cellule, le chiamo epiteliali, non fanno passare le La famosa sostanze chimiche. barriera. E barriere, cioè non ti faccio passare perché sei un nemico. Allora, che cosa hanno fatto questi signori? Hanno messo nei vaccini una fabbrica di alluminio, ferro, tungsteno e tutto, perché sono adiuvanti, consentono mimetismo, riconoscono la cellula epiteliale, questo è un parente, mimetismo mi somiglia e passa. Quindi tutti questi allumini, tungsteno, tutto quello che stanno nei vaccini, quelli che hanno trovato i materiali, la coppia, la migliore del mondo, Gatti e Mondanari, cui li saluto, Che sono nostri ospiti fissi sempre hanno nella trovato rubrica. questi materiali proprio nelle nanoparticelle.